Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Smeraldo da Crisi 94. Questa è la parte 54. Allora, mi trovo all'interno della via Vittoria e la sto esplorando alla ricerca dell'uscita, ma sono già giunto quasi alla fine. Ok, dai, facciamo un po' di spostamenti pratici. Mettiamo l'onda prima e con la botta seconda. E facciamo questa lotta doppia. No, singola. Ha due Pokémon, un lunatone. Lunatone usa surf. Va capo in un solo attacco. È un Solrock, l'accoppiato in poche parole, maschio e femmina. Che non esiste per questi due Pokémon di cui non si conosce la vera identità. Ok, questa altra fantallenatrice. Due Pokémon, Lusse, Selby. Lei, infatti, faccio delle confusioni con i nomi, così non li storpio. Due surf e vacapao. Poi c'è un Absol. Avrei dovuto mettere Bludge, come facevo prima. Bene, però basta due surf e Absol e KO. Ho sconfitto anche questo fantallenatrice. Ok, vediamo qua giù cosa c'è. Non fare niente, a parte quella scaletta lì. Però mi sa che porta una strada sbagliata. Che però non mi ricordo quale sia. Ok, un'altra allenatrice. Una fantallenatrice. Torkoal, bello. Sconfitto con un surf. Poi un Medichamp di gioco a battere il suo volo. Volo, primo uso calmamente, leggermente, fallisce, non riesco ad attaccare leggermente, calmamente, e fallisco di nuovo volo, leggermente, calmamente, si sta preparando a fare un attacco fortissimo. Ma non riesco a sconfiggere. Poi dopo un ludicolo. Per ludicolo cambio e metto Blaziken. Ok. Ludicolo. Calcio ardente. Devo cercare un coccio da scambiare con il cercatesori per ottenere una pietra foglia. Perché mi serve. Intanto Shelgon va al livello 38. Prendiamo questa scaletta, ci ritroviamo penso alla fine, quasi quasi alla fine della via Vittoria. Vabbè, sbaglio, ho fatto il giro. Eh sì, mi sa che devo prendere questa strada qua. Quindi risolviamo questo puzzle. Quattro rocce, basta buttare questa giù e spaccare questa. Ho sbagliato, cioè mi sono proprio incasinato. No, però ce la faccio comunque. Ok, salendo qua, scendiamo qua, saliamo e giungiamo alla fine della mia vittoria. Manca soltanto questi due allenatori. Uno è quello lì e l'altro chi può essere se non Vera. Se non erro, adesso vediamo questo, che dovrebbe far parte della famiglia Vinci, mi sa che è il fratello il figlio della famiglia Vinci, mi sa, se non erro. Un Capturn, un di Cacnea. Ok, radicamento, ma io lo sconfiggo adesso con il calcio ardente. Brutto colpo, super efficace. Ok, poi un Pelipper, dai, teniamo Blaziken e usiamo lacerazione, protezione però, lacerazione, accumulo, uno, ma lo sconfiggo in tempo. Abbiamo battuto Emiliano, fantallenatore. Ok, e qua ce ne sono due nascosti che si intravedono da sotto il ponte, li facciamo fuori, due Pokémon a testa, quindi due Slaking e Gardevoir.
Ok, uso sub e morso. Attrazione. No, non riesco ad attaccare. Baratto. Attrazione anche su Crobat. Però riesco a usare surf. Riesco ad attaccare anche. Dai, continuate così voi due. Non riesce ad attaccare l'ombre. E Crobat è paralizzato. L'ombra non attacca. Vediamo Barat. Vediamo Crobat. E non attacca. Allora, la cosa non va bene. Ed entra esce l'ombre ed entra Blaziken. Gelo raggio su Crobat. Ok, e Blaziken risolve tutto. Due calcio su Slaking. Scusate. Slaking è ancora vivo. Con pochissima vita, un PS mi sa. Ok. Ricarica tot su Slaking. Guard War è andato. Riuscisse a sconfiggere. Oddio, due Slaking. Qua ci pensa, ci deve far tutto Blaziken, perché Crobat non riesce a far niente. Crobat è andato. Facciamo di nuovo l'ombra. Un Slaking è andato. Usa trazione su l'ombre, che però riesce ad andare sott'acqua. E uso doppio calcio, che non basta però. Sub attacca e riesco a sconfiggere un altro Slaking. Rimane un Daxlops. Calcio ardente e sub. Scottato il nemico, tossina, che fa male. E un altro calcio ardente e Blaziken risolve la situazione. Ok, allora una cura totale su Blaziken. Andiamo avanti. E usciamo. No, non dobbiamo battere neanche Vera. La nostra fortuna. E ci troviamo davanti alla al palazzo della Lega Pokémon. Ok, prima di tutto curi i miei Pokémon assolutamente. Ok, qua Sharpedra non mi può più servire. Sposta Pokémon. E Sharpedra via. Non mi servirà più, penso. Ok. Ed ecco ora la mia squadra quasi a completo. Allora. Ok. Quindi allora ragazzi, questo video termina qui, quindi votate, commentate e iscrivetevi. Ciao a tutti!